Buongiorno a tutti dal Centro Federale di Ostia, siamo al ritiro della Nazionale Italiana di Nuoto Olimpico e Paralimpico e siamo in compagnia di Matteo Rivolta. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo ormai agli ultimi giorni di questo lavoro di rifinitura prima degli europei di Glasgow. Come è andato questo lavoro? Che sensazione hai avuto? Ma è stato sicuramente un avvicinamento positivo perché siamo arrivati a scaglioni qui al centro di Ostia, però abbiamo lavorato bene, quindi in tranquillità. E l'entusiasmo è buono, siamo fiduciosi e siamo convinti di poter fare la nostra parte, che è sempre una parte che ci vede protagonisti. Questo è un bel gruppo, 40 atleti, è forse una delle squadre più numerose di sempre, anche a un campionato europeo. Sì, diciamo che siamo un bel numero e rispecchia un po' quello che è il movimento natatorio del momento, no? C'è la generazione storica che ormai è quasi vecchia e ci sono anche le nuove leve che stanno dicendo la loro, quindi è un bel mix di atleti e questo sicuramente fa bene sia ai nuovi per fare esperienza, comunque per assaggiare le gare internazionali che contano, ma fa bene anche alla vecchia generazione perché comunque può avere sempre degli stimoli nuovi da queste nuove leve che arrivano. Tu parti da quella finale di Londra 2016 nei 100 farfalla, hai anche ulteriori prospettive rispetto a quel precedente? Ma diciamo che dell'europeo del 2016 non ho un ottimo ricordo perché era un periodo un po' negativo, nel senso che stavo attraversando un momento non buono dal punto di vista proprio della mia salute personale, quindi anche poi alle Olimpiadi non sono stato in grado di fare purtroppo quello per cui avevo lavorato per una stagione intera e quindi ho fatto la finale, però non ero assolutamente in condizioni. No, ero io però non in condizioni ottimali, anzi. E quindi sì, riparto da quello, però diciamo che il mio obiettivo è quello di nuotare, di sentirmi bene, di ritrovare le sensazioni giuste e potermi esprimere al meglio. Quello, non ho tanti obiettivi precisi a livello cronometrico o di prestazione, però voglio sentirmi bene. Invece cosa ci puoi dire di questi spazi condivisi per la prima volta a livello storico insieme alla Nazionale Italiana Paralimpica, anche lei qui al Collegiale di Ostia insieme a voi per preparare i loro europei? Ma sì, sicuramente è una bella cornice, ecco, quindi penso che non sia mai stato così affollato il centro di Ostia e riusciamo a organizzarci bene, quindi ci alleniamo un po' insieme e altre volte ci organizziamo sugli orari, però comunque siamo tutti insieme anche a pranzo, a cena e è una bella atmosfera, sì, positiva per tutti. Pensi che prima o poi si potrà vedere anche qualche finale paralimpica all'interno degli assoluti primaverili, come succede in altri paesi come Australia, Gran Bretagna? Sì, diciamo che poi subentrano anche delle dinamiche televisive, quindi delle tempistiche che non dipendono molto dalla volontà degli organizzatori, ecco. Sicuramente sarebbe una cosa positiva, comunque dal nostro punto di vista saremmo sicuramente contenti di allargare i nostri assoluti anche al nuoto paralimpico, però ecco, ripeto, ci sono delle dinamiche che un po' più complicate che non sta a noi giudicare, ecco. Va bene, ci salutiamo da Ostia e ringraziamo Mattia Rivolta. Ciao, grazie a voi. Alla prossima.